hear the children crying, hear the children crying, saying thanks and praise to the Lord, and I will feel alright, saying let's get together and feel alright. Whoa, 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 let them all pass, all the dirty remarks. There is one question sinner who has hurt all mankind just to save his own beliefs. One love. What about the one heart? What about let's get together and be alright? Yes, it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say, one love. What about the one heart? een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een
top. Max is de nummer 1. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar, een fenomeen. Hij gaat naar de top. Max is de nummer 1. Bizar! Fucking bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te open. En daar is hij. Max stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey! Yo ho! Che le immagini sono arrivate insieme a me in cabina di commento, un gradito ritorno perché c'è il suo pilota, quindi è obbligato a tornare. Buonasera Kevin. Cavani vince è un mostro. Ricordiamo che oggi si qualifica per la VL. Ricordiamo che oggi format con qualifiche complete gara 50%, ma la variante più grande è le prestazioni realistiche. Abbiamo già i primi tempi di questa Q1, oggi 4 esclusi, a differenza delle altre volte. Qualcuno ci sta provando già con gialla, forse per toglierla, discreto Francesco e Cormag con la Williams, molto sbruffone questo forse con la Williams. Provare a passare con gialla il Q1 e quindi vedremo. Noi andiamo sul capo classifica della divisione 2, Domenico con l'Alfa Tauri, per ora quinto tempo, 13-2. Che abbiamo nel tempo? Abbiamo Matte Grifo. Seguiamolo Matte Grifo. Ha fatto 12-2, bel tempo, diciamo, vediamo sto Mirko Mutu, 12-2, però, anche Mirko Mutu, però con la Mercedes. Intanto c'era una qualcuno che andava contro mano. Fuxia! La Fatale, però. sì, in teoria sì. Olanda c'ha un rettilineo, due rettilinee. Buonasera Zanna. Di trazione, quindi forse la Red Bull credo sia la migliore. Sì, in teoria poi comunque dall'ultimo aggiornamento in teoria la vettura più competitiva è proprio la Red Bull e non più la Mercedes. Noi siamo con Matte Grifo che è impegnato nel settore centrale, arriva adesso con un 49,5 che è un ottimo, ottimo. Forse questo ormai c'è un 11. Scoda leggermente, salito anche Andre, Zalex intanto, primi tempi anche per loro. Mentre 11,5, 11,9 arriva Matte Grifo sul traguardo 12,2 11,2 arriva anche Flocchi che si piazza al quinto posto. Sta arrivando Feley 12,3, stesso tempo di Mirko. Le Mercedes sono un po' in difficoltà, le Mercedes. Emanuelson nel garage. La macchina, ma credo sia la prima. Kevin, se vinco che succede? Questa è la domanda. Verrà iscritto da me, proprio da me, non da Jay, perché da Jay comunque è una cosa normale, però da me sull'Alba d'Oro nelle lobby notturne. Cavani anzi vincitore con Assin Olanda. Per partecipare a questa gara non si può perché ormai siamo partiti. Questa gara no, proprio per partecipare alle gare di questa community, punto esclamativo Discord per entrare nel canale. No, più bello punto esclamativo. Intanto Diopale, che non è una bestemmia, arriva sul traguardo, Ers già finito, 12-6. Ottava posizione, Freccia con gomma gialla. Sto chiedendo una persona del sud se vuole entrare in party per la telecronaca. Sì. Se sei in live puoi entrare. Sì. Freccia intanto sta arrivando, potrebbe anche entrare in sessione volendo. Ha fatto una richiesta un po' assurda, però dai, secondo me io ho evitato 2 ore brutte. Vabbè, ovviamente vediamo Nole con l'Alfa 12-2. 12-2 Nole, grande tempo con l'Alfa. Anche Mauro è in pista, no. Sta scendendo adesso con la Williams, vedremo Mauro cosa riuscirà a fare con la Williams. Arriva Freccia 12-3 con gialla, è un ottimo tempo 12-3 con gialla con l'Alpine. È il
primo, se il primo è quello giallo. Il primo quello giallo è Frecce. Mister Colombo, primo settore 25.093, è un buon primo settore. Entra in quello che possiamo definire un rettili, è un settore in cui devi, non puoi perdere ritmo, perché se sbagli l'ingresso di una sola delle curve, di conseguenza sbagli tutto. E... il tempo di Matti Colombo, il primo settore era uguale, identico a Matti Griff, lui era 24.9, vediamo, però no, 50.0. Non è male però, non è male, intanto... 11.3, 11.4. Filey è salito al secondo posto, 11.8. Intanto cosa devo fare? Le metti, il 2D come nome, aspetta domani notte che ci sarà una gara, però domani non c'è niente. Domani, sì, c'è il Crazy Format, 100%. Se vuoi partecipare 12-2 Colombo. Andiamo su Mauro, 25-0 nel primo settore, si difende alla grande con questa Williams. Mauro sappiamo che può fare dei 10, quindi vediamo cosa fa con la Williams. Anche dei 9 fa Mauro, quindi attenzione. 54 è il secondo settore, ovviamente paga la scarsa performance aerodinamica della vettura. Vedremo se nell'ultimo settore trova qualcosa, ma già portare la Williams in Q, anche in Q3, sarebbe già un buon risultato. Guardate intorno. Vabbè, sì. Arriva Mauro sul traguardo, 12.4 per ora, ottava posizione dietro Freccia. Vediamo se continua oppure si ferma. È salito Tarta, 11.7, 1-2 Red Bull. 1-2. No, è uscito lui, si è lanciato lui. Andiamo a vedere allora Cavani. Che ti sta provando, vediamo. È un'impresa. Stava tentando il miracolo di arrivo di vincerla con la Williams, per tornare lì, però. Matte Griff, però si migliora 11-0, grande tempo. Al quarto giro. Gran Bretagna, però il caso di crash non ce l'ha fatta, però vediamo se Cavani riesce. Primo settore. 25-1. 25-1, beh. Ho fatto 25-0 prima, 24-9... Buonasera Ettore. Buonasera. È salito Francesco, quinto posto. Fidati Ettore. Ettore, ti ho evitato 2 ore di rottura, fidati. Arriva Cavani adesso, secondo settore, 53 addirittura. Siamo sul 12 basso, siamo sul 12 basso. Potrebbe già portare comunque l'asse, secondo me chi porta asse Williams già in Q3 fa già un ottimo lavoro, fa più di quello che dovrebbe teoricamente fare quella macchina. Arriva l'asse sul traguardo, 12.2, è ottavo, è ottavo, è ottavo. È un mostro, peccato che sia di quel paese, però comunque quel paese suona tanti piloti buoni. La vedo nera per la divisione 1, infatti. No, così nera no, perché per ora gli esclusi sono... No, mi dissocio. Sono Andre, Zalex, Cormac e Pizzare, per ora i 4 esclusi. 2 della divisione 2, 1 della divisione 3 e 1 della divisione 2. E poi il capo classifica della divisione 2, quindi Domenico è chiamato sicuramente a migliorarsi. Per ora non lo fa a tempo alto. Quindi adesso si buggerà la sessione. Corrado, primo settore, si migliora di 2 decimi. Intanto è salito... Salito Flocky Loki, salito al quinto posto. Sì, questa sera a Cricala abbiamo dato a disposizione un ass a Cavani per vedere, per dare, diciamo, volevamo mostrare il suo pilota. Per quello ci sono 5 millesimi messaggi da Cavani. Levando Andre, con lui, con l'Aston Martin. Arriva adesso sul traguardo, 13.0, non si migliora. Si peggiora. Arriva a Corrado, quanto Skoda, forse era un lag. 13.1, non si migliora. No, è arrivato adesso, 12.7, è arrivato adesso, però per ora è fuori. La ghicchia. E raccontici com'è Olanda, Ettore, secondo te è una bella pista, non ti piace? E Olanda secondo me è una vista favorevole delle macchine. Si sente tanto la differenza aerodinamica, avendo solo un rettilineo. Secondo me è una vista adatta per le macchine realistiche, perché staranno tutti lì abbastanza vicino. Secondo me.
essendo una vista molto corta, diciamo. Discreto, 11-5, sarà al secondo posto. Secondo me guadagni tanto ovviamente durante il lancio col DRS, eccetera. E qui la Ferrari potrebbe fare la differenza in Olanda. La Ferrari e la Red Bull potrebbero secondo fare la differenza. Me molto più la Red Bull. Sì, vabbè, la Red Bull qui vola. Avendo più trazione, più anche velocità. Vediamo se Andre si vuole migliorare oppure va ai box. Cavani è decimo, Provami. qui mo sono entrato, raga. Sì, mo sei entrato. Si sente malissimo lontano e con fruscio di sottofondo. E se non lo dite, Quante robe. se non lo dite, non si può fare niente. Poi, se pagate qualcosa, arriverà anche di meglio. Tanto Corrado va ai Come si box. sente? 1, 2, 3, prova. Freccia. Vediamo, secondo settore tempo alto A per cosa ora. di giacchi Fase di stallo, fase di stallo. Freccia Freccia si voleva stare rilancia alla gialla. ancora con Sì, gialla. freccia con gialla, ci vuole riprovare. No, che sopra discreto finito. D'Alex con la Ferrari si lancia. Questo ci fa pensare che non piove in gara. San Gennaro è decimo in as. Cavani, cioè, sicuramente sei fuori di testa. Come fai? E vedremo se riuscirà addirittura a portarla in Q3 questa macchina, considerando che comunque è Male lì, proprio è così. lì. Sì, siamo lì perché i margini, gli Sì. stacchi sono quelli, il centro gruppo è abbastanza compatto. Dove si vive male si guida bene, signori. Bueno, ringraziamo il Greve che si è Chissà iscritto per perché. 3 mesi. Diopale sotto, no, Diopale si è rilanciato. Mauro sotto di 46 millesimi nel primo settore. Vediamo se si migliora adesso nel secondo. Andiamo on board con la Williams per vedere se ha difficoltà nel secondo settore. Sembra abbastanza equilibrata la macchina, nonostante sia una Lungo, Williams. lungo a pizzare, lungo a pizzare, devo mantenere dietro a Sotto te, di 3 decimi, attenzione. Mauro. D'Alex invece sopra i 3 secondi, si lancia Manelson, Landre, Cormac, Ora Rossi, vi rompo il cazzo ultimo in telecronaca. Arriva Mauro sul traguardo per togliersi da una scomoda 13ª posizione e lo fa mettendosi in Andiamo. quinta. 11-9 con la 11-9 Williams, con la 11-9. Williams. Porca vacca, dai, saluto Freccia, anche Bruno. buonasera. Gialla, gialla Alpine, bellissimo. Secondo Sarai da dove sentirai, tu coro che fa così, dai, Te sei il commentatore tecnico. È arrivato anche quarto. Ma che hai detto di entrare? Io Vabbè, faccio le interviste ai piloti. aveva detto il Greve che entrava, aveva detto. La gente fa come vuoi, non capisco. Francesco! Si Hola, gira. Greve. Scuola, ne ha tantissimo, eh. Mi dispiace per lui, mi ha rubato la posizione ieri sera. Conti in sospeso dunque. No, vabbè, no, ma fate come se siete a casa vostra. Almeno il Greve si è annunciato, almeno. Sharky, l'unica cosa che può fare è essere commentato perché corre, non credo che Sharky faccia però. è per raccontare. Come è possibile che Cavani sia tredicesimo? E stai iniziando ad aiutarlo tu, per caso? Sì, vabbè. Per fare la realistica, in realtà è Gasly che è Ma sedicesimo. un attimo, di calma. Intanto salutiamo Caravello e Sharky. E Sharky è ancora in silenzio da ieri sera quando ha preso le mazzate in Cina da Simo James Hunt e Manuelson. È stato in Sì, silenzio, è sicuramente è stato in stata una silenzio per botta 2 ore. durissima. Scusa, Da arriva metabolizzare è stato veramente ma Gito o è da solo Gito o con 7 persone? Non No, perché è. non sento sul mio Intanto telefono, almeno mi abbiamo le prime eh? bandiere, bandiere per Matte Grifo, Discreto, Tarta, Filey, Freccia, Flocchi. Abbiamo anche forse il primo escluso ed è Andre, mentre Cavani si è rilanciato e vediamo, siamo a bordo con l'as di Cavani, sotto di 85 Anche millesimi Cormac è nel primo fuori, anche settore. Cormac c'è Anche fuori dalla gara. Corrado escluso, fuori. Escluso da alcuno, insieme ad L'ho visto Andre. quando si è rilassato Cavani, manca Pizzare, mi sono messo anche Pizzare fuori perché l'ho visto che ha abortito. Sì, anche Pizzare fuori. Poi Pizzare D'Alex è tagliata, fuori. quindi è finita. Buonasera, Finita, buonasera, brutta. Figurazilla, mi sa. Ho Buonasera, finito, sono Fike finito. Zilla. Cavani è sotto di quasi 2 decimi, no, 143 millesimi per la precisione. Scusami, figa di là, perché se tu giochi a Pro Club?
Ma questo qua è una telecronaca, non credo che sia un bar. Vabbè, più o meno. Arriva Cavani dando tutto con l'asse, la porta in ottava posizione. Ottava posizione dentro e dentro, e quindi gli esclusi comunque sono. Cavani va a finito l'ers nell'ultimo. Corrado, Andre, Zalex e Pizzare, ultimo Domenico, colpo di scena clamoroso. Clamoroso. No, dai, Pizzare, cazzo, ti devi allenare per il giovedì prossimo. No, perché Zalex fuori. Zalex fuori. Quindi abbiamo due piloti F divisione 1, un pilota divisione 3 e un pilota divisione 2, quindi abbastanza equilibrata. Sorprende forse l'esclusione di Cormag, però per poco. Comunque Manuelson è buttato dentro per poco. Cravello col cellulare fatica. Freccia con la gialla. Sì. Freccia è stato l'unico a fare il tempo con la gialla alla fine. Decima posizione, quindi Freccia comunque con l'Alpine può andare bene. I tempi sono molto vicini comunque, tutti i tempi. Sì, vediamo che comunque un secondo e due. Adesso Freccia sicuramente potrebbe abbassare. Sarà una bella lotta sicuramente per l'ingresso in Q3. E vedremo se qualcuno, secondo me soltanto Red Bull e Mercedes possono tentare di passare con gialla, le altre non ci possono neanche provare. Beh, forse Mauro comunque ha un grandissimo tempo per essere con la Wii. No, Mauro sì, 11 e 9. Per aver girato con un cubo praticamente con le ruote. Comunque il fatto poi che Freccia sia ancora in divisione 2 è uno scandalo. Ah, ma tu sei venuto qua per far polemica, non è così? Sì, io oggi sono molto polemico. Perché siccome ieri le ha prese, allora oggi è qui. Comunque vedete come dalla settima alla diciassettesima posizione sono in 5 decimi. E Freccia è migliorato tantissimo nell'ultimo periodo e comunque era giusto anche concedergli ogni tanto. E poi il campionato non è così deciso, perché per ora c'è ancora il buon Domenico davanti, anche se nelle ultime gare. Ma dicono che le nostre voci sono basse. No, solo le mie. Si sente bene solo si te. Si sente bene solo te, Jay. Vabbè, normale. Dai, siamo bassi. Allora alzo il volume della voce, così vediamo se così è alto, ti è. Siamo qua nel Q2, vedremo adesso chi ci proverà. Buonasera Gabriele, buonasera. Il nostro pianista. Oh no, ma lui è il pianista. È lui il pianista. Incredibile, si è svelato. C'è Flocchi con la gialla, Mauro con la gialla, ma credo che voglia fare così un giro di routine per provare. Flocchi con la gialla, vabbè, Flocchi con la Mercedes, giusto? Non vedi i colori? No, Alpine. Però abbiamo visto. Visto che Greve è qua, vorrei chiederti, ma Filipe, cosa ne pensi di lui? Allora, io penso che sia un pilota abbastanza spericolato, diciamo che non è molto pulito nelle sue azioni, probabilmente deve imparare un po' meglio a guardarsi intorno, in realtà, deve utilizzare meglio un po' il senso della vista, dato che Dio ci ha donato di tale, potrebbe anche utilizzarlo un po' meglio ogni tanto, però comunque con le mani a quanto pare, almeno col tatto, potrebbe saperci fare, forse. delicato, delicatissimo. Occhio, Greve, occhio. Intanto Gabri ci chiede perché è pianista. Perché è pianista? Era Flocchi. Ma oggi non c'è il bot di Gigi Bot. No, oggi non c'è il bot di Gigi Bot. Assente, però, Gigi Bot. Però dato Jay del pianista, perché quel nome sembra un pianista, quel Stanislaska. Stanislaski era troppo complicato, allora ho cercato di renderlo un po' più semplice. Mentre i piloti si stanno per lanciare per questo primo tentativo del Q2. Allora vediamo, Nole che Alfa gialla, la Williams di Mauro gialla, Francesco in Aston gialla e Flocchi nel Pil gialla. Allora andiamo sul pilota citato da Sharky. Nessuno col giallo. Andiamo su Freccia. L'hai appoggiata piano, dice Cricala. Credo riferito al Greve. No, io sono oggettivo, non è che ho detto chissà cosa. È un pilota che può migliorare, indubbiamente. Tanto adesso che vedo che è arrivato un altro messaggio, abbiamo avuto purtroppo un altro del nostro gruppo che è stato segnalato. Gli è stato segnalato l'account. Crediamo ancora sempre, una volta. Ancora è stato bannato.
Purtroppo Ale Million questa volta è capitato a lui. Questa volta Dodino si è messo pesante. E quindi prima no. Simo adesso veramente andrà a casa adesso, Simo. Hanno bannato il fratello sbagliato. Quindi Dudigno, dopo aver fatto fuori Mauro, ha fatto fuori anche Ale, continua a segnalare i profili, a fare il finto amico. E niente, non c'è niente da fare. Le serpi, proprio le serpi. Le serpi in casa noi ce l'abbiamo. Dudigno colpisce ancora. Mentre Freccia colpisce con 12-1, Sasi 11-8, succhiando tutta la scia di Freccia. Dio Pale 13-5, preciso Mister Colombo. Mister Colombo preciso come suo solito. Matte Grifo 11-2. Si è ripetuto. Ma non c'è un lobby amichevole. No, siete tutti qua in chat con me. Come fate a fare lobby amichevole? Presidente ogni tanto tira fuori qualche pezzo. Presidente il weekend è a casa mentre Mirko arriva sul traguardo. Mamma mia, Radio Pale con un po' di gente. Sono al quarto posto. Il weekend copula. Oh, ma hai messo i voice mod beats? Le messi, le hai fatte? Ma che ne so, io non so. Arriva. No, ma io non sono più abbonato, mi è scaduto Amazon Prime. Arriva Nole, secondo settore. Ma come sono tu Amazon Prime? Ma muoviti a fare. Ho 22k, voglio spendere un po' di K. Dammeli a me. Il porco. Guarda che sono soldi veri. Sono soldi veri. La classifica dei punti canale è buggata. Perché io c'ho tipo 6.000 ma non compaio. Come vedi la classifica dei punti canale? È arrivato Nole. Di fianco a dove. Nole, dai, con l'Alfa Romeo. Mauro ha sbandato all'ultima curva. Comunque, Mauro 12-4 con gialla ha fatto. Dai Cormac, ti rifai in gara, dai. Vai Mauro, vai box, ridetela dopo. Sto format è Cormac. Cavani e box, aspettando la pista un po' dai, più. Dai Cavani, io sono qua per te, no abbandono. Tutte persone sono entrate. Ho buttato 750... No, oh, ma non è partito il time due dopo. Per ora, li avrei finiti. C'era più gente in party nella telecronaca che la gente che andrà in Q3. Beh, in effetti. Sì, c'è il 50%. Anche perché ci sarà qualche ritirato, forse. No, è impossibile. Non potete trattare me come Mauro, cattivo Jade. Vabbè, Cordo, sai cosa puoi fare? Puoi semplicemente non correre, non è che sei obbligato a correre le gare, eh? Puoi dire non voglio correre in Williams e non corro. Ci siamo ogni credo sera. Credo sia semplice la cosa, non so, che non sia normale. Fossi Matte Grifo, mettere la gialla, proverei a fare il tempo con la gialla. Ma dici che sei migliore? Noi non obblighiamo nessuno, ma anche prima ha fatto anche Kuna ha fatto 11-2. Spero io lascerei con la rossa, al posto di Matte Grifo lascerei la rossa in realtà. Cioè, basta, ritirati. Nole si rilancia. No. Filippi si è lanciato per far dare un dito medio se passa in Q3 al Greb, vediamo. Che vuole? Che è successo? Se passa ti fa un dito medio. Ma buonasera, ragazzi. Guarda, godo se sbinni, guarda, non volevo essere così palese, però insomma, queste cattiverie. Così gratuitamente. Dopo tutti i complimenti che gli avevi fatto. Ho detto che è un prodotto che può migliorare, è meglio di un prodotto che non può neanche migliorare, voglio dire. Qua in mezzo, secondo te c'è un prodotto che non può migliorare? Prossima domanda. Si avvalle. Tanto Nole si sta migliorando di un altro decimo con questa gomma gialla e la sua Alfa Romeo. Io non posso migliorare, Kevin. Bravo, Alessi. Da volevo dirlo, ma tu non corri, quindi non c'era da dire. Pensavo dicessi, ma tu non conti. Invece, no, ti sei limitato. No, che macchina la Mercedes? Lui? Sì, Philly, sì. Eccolo. Nole 12-4. Il cronista di parte stasera. Si è lanciato tarta. Andiamo on board col pilota Red Bull. Anche lui favorito. Cavani attende, non affretta, già in Q3. Eccolo, esce adesso, ti ascoltate. Se non passa si rifanno le qualifiche. Facciamo anche le prove libere, un'ora di prova libera, così può provare bene la macchina e trovare l'assetto passa perfetto. In Q3,
io vendo il gioco se passa in Q3. Attenzione, dico, attenzione, quindi Ettore ci saluterà. Ciao Ettore. Sì, anche secondo me. Ludigno sente una voce da poco tempo che fa morire. Saggi Norvors, saggi. Ecco, ma no, ma segnala anche il canale, dato che ci sei, così completi. Così completi. Segnala anche me, vai stasera, vai. Segnala tutti ormai, fai, sei uno sbirro, non c'è niente da fare. Sei uno sbirro. Cioè, ormai non si può fare più niente, sei cioè, veramente indelicato. Oh, sei... non ci sono sbirri in lobby notturne, raga. Ecco, ma Ludigno sì. Arriva Tarta sul traguardo. Sì, ci saremmo già tutti arrestati. Beh, sì, Tarta 11258. Stesso tempo che fanno in squadra, non sono uguali le no, due. No, un po' meglio, dai, sei millesimi. Cioè, Mirko grazie fermo. Grazie a cazzo, però vabbè. Grazie a cazzo, no, grazie alle macchine. Mirko in sesta posizione. Bravo, bravo, lasciamo simpaticissimo. Freccia. Freccia si rilancia con gomma rossa. Andiamo on board su Cavani. Vai Cavani. Sei un mostro, facci vedere. Ah, andiamo sul Cavani. Andiamo sul Cavani. Fai tutti le sharky, che mi sta antipatico lui, perché è più forte. Chi è più forte? Cavani, di te. Beh, ma non ho mai detto il contrario. È costretto sì, a decelerare qui. Ora l'ha fatto bene. Prendiamo già il primo settore. Critica sul suo stile di guida. Non ho mai detto che è più forte. Ma secondo voi Dio Pale riesce a andare in Q3? Perché lo vedo un po' titubante. Cioè comunque una McLaren potrebbe fare qualcosa. Come fatta a uscire adesso? Discreto è dentro, tranquillamente per ora. Bandiera gialla. Ma Cavani non riesce a passare. In Q1 ha fatto 12-1, quindi potrebbe fare un 11-9, però comunque a rischio, cioè sarebbe nono. Per ora il tempo, i parziali sono peggio di quelli di prima. Certo. Non so quanto gli convenga passare con la rossa. E poi le secondo me i piloti Red Bull e Mercedes dovrebbero mettere la gialla. Ma non puoi più migliorare quel tempo, basta. Sì, arriva che Cavani sul traguardo, 12.5 per ora, dodicesima posizione. Mauro ha fatto intanto, mentre non ce ne siamo accorti, 11.7 con la Williams. Con gialla. Mamma mia Mauro. Guarda Corrado, ah, guarda come si guida la Williams. Ma non guarda te, Dio Pale. Oh, no. Ma non guarda te Mauro, a te Cavani. Dio Pale. Io su Mauro, vai, con Dio le prestazioni Pale, reali, devo dire che fa veramente un sacco la differenza. Lui, perché io ho preso il capo fortissimo. Dio Pale sotto i due decimi. Ci misero nella stessa scuderia. Un po' come ieri con Simon. Mi sembra diciamo. Fosse Brasile. Ancora avanti. Ieri con Simon sono stato. No, ma perché so che con Simon gli dà fastidio per quello. Se era qualcun altro, non infierivo così tanto. No, ma poi sono stato stuprato sia da Simon che da Emanuelson. Quindi. Strano. Poi Emanuelson poi a fine gara vi ha fatto un regalo almeno. Vi ha finito la benzina nell'ultimo. Ma infatti, diciamo, ho goduto poco in quel momento. È strano perché sono due piloti che non sono molto aggressivi. Questa affermazione Ettore, come mai? E intanto Dio Pale arriva sul traguardo quando siamo a 3 minuti 50 dal termine, 12-1 e decimo si salva per ora. Sta lanciando Nole, è la lotta e quindi è sì, credo che Cormac è arrabbiatissimo, anche arrabbiatissimo, però non si è obbligato di a correre più, se ci fossero stati 3-4 giri in più mi avrebbe passato anche Cormac. No, Corrado era 16 sì. secondi, no. Sì, alla fine giri era... No, era lontanissimo, ha perso tanto perché lui aveva montato gomma gialla e quindi ha perso. Ci dissociamo. Era Ettore, c'era Ettore più vicino quasi. Con l'intermedio ti era vicino. Sì, con l'intermedio sì, era vicino. Saluto. Tipo un secondo 6. Grazie. Va bene, meglio gesto tecnico di Greve. Meglio fuori che dentro, come si suol dire. Sì. Era per inaugurare il giro di Nole. Ma ti sta boicottando la live, ho capito che sei stato in un campionato, però. Ah, ma adesso me ne vado, guarda. 92 sotto di 3 decimi. No, il Greve può rimanere. Il canale è boicottato di suo questo, cioè non ha bisogno di agenti esterni. Perché c'è Ludigno fra i follower. Esatto, no. Diavale. Anzi, blocchi lungo.
attenzione, cavallo di 90 Nole dentro, no, non è dentro, è ancora escluso, undicesimo, le due no, alfa. No, no, ragazzo, escluso. Non bastano due decimi. Non bastano. Per ora di divisione 1, Mauro? E chi è che sta facendo l'impresa di divisione 1? Solo Mauro? Solo Mauro. Cavani in realtà in box forse mette... cioè, adesso segna le gialle, però spero mette le rosse, perché non so... Oppure ci ha sbeffeggiato quel giro di rossa prima, era senza niente, senza ers, col pieno di carburante. Ma di divisione 1 ci sta solo Francesco e Mauro. Ah, però. Francesco anche dentro, è vero, anche Francesco in... No, Francesco è ultimo, è quindicesimo. Emanuelson e Nole in undicesima e dodicesima posizione, Cormac escluso e Mauro in quarto. Emanuelson è sotto di un decimo. Un decimo. Non basta, non basta. Vediamo cosa farà l'uomo dei reclami, Francesco. Oh no, no. Una leggera vena polemica da parte di Ettore. Forse dopo i contatti in Messico, mentre arriva Emanuelson. Eccolo, eccolo. È girato Francesco, ragazzi. Emanuelson non ce la fa neanche lui. Ma Francesco c'ha la maledizione di ancora di ieri sera, quindi è segnato. È segnato, i box tutti è migliorato. Cavani è sceso veramente di gialla. Con gialla. Però attenzione, sai che la rossa potrebbe surriscaldargli troppo a una macchina come l'AS? Io perché, secondo me ha fatto quel tempo con la rossa usata. Quindi sì, e quindi sicuramente il tempo, con... il tempo può migliorarlo, secondo me ha fatto 12-1, quindi secondo me può far meglio. Però arriva intanto Mister Colombo per togliere quel preciso 12-0 e mettere un 1-11-711 e salire al quarto posto. La Ferrari, Mart, vola la Ferrari. Freccia, è a rischio da... Freccia, è nono, deve migliorare sicuramente il suo tempo. Freccia 7 millesimi. Per ora niente. Cavani si è appena lanciato, ma ci sarà la Kevin Cam su di lui. Ovvio. Ma Nelson si vuole rilanciare. Non sarà questo tempo. Flocky purtroppo è morto male, credo, alla curva 3. Freccia tagliato. E credo che debba dire addio a questa qualifica per ora. Sperando che non si migliorino. Arriva Cavani, sì, deve sperare. È sotto di 14 millesimi. Vediamo se fa l'impresa. Se fa l'impresa, se fa l'impresa. Se Ettore deve vendere il gioco, ricordiamolo. Anche Francesco. E io andrò personalmente a Napoli a vedere il gioco disinstallato. Vai Cavani. Perché devi spezzare il disco a metà, proprio. Sì, sì, no. Formatto anche la Play, così non lo può riscaricare. No, è sotto solo di un decimo, no, troppo poco, fa, troppo poco. Però comunque no, doveva uscire con le rosse, ma con l'asso non, con le gialle. Vabbè, ma sta con facendo la rossa ce la faceva, con la rossa ce la faceva, perché sta facendo un 12 basso con la gialla, fa. Poi magari adesso ci sorprende, togli magari decimi, adesso fa un miracolo all'ultimo settore, 12-3. 12-3. Eh beh, comunque ha fatto 12-3 con gialla. Francesco ha tagliato, niente, quindi è finita, finito. Niente, quindi no, le uscite che se rifà perché no, no, no. È buggata la qualifica, complimenti a Mauro, veramente. Complimenti a Mauro che è riuscito a mettersi al sesto posto. Bravo Mauro. E adesso il problema di Mauro è la partenza, comunque le rosse su una Williams, cazzo, penso duri 4 giri massimo. E che tipo rispetto a Sasi 3 giri di Opale 2, quindi dai, meno male qualcuno messo anche peggio, forse ci sarà. Ti dirò, però questa è una pista dove comunque fanno molti molti errori e secondo me Mauro qui se la può giocare pure per il podio. Ma fai conto che in realtà Mauro non è così pulito, attenzione, nel senso che è un ottimo pilota, però metti in conto che con una Williams gestire un asset è totalmente diverso rispetto a quando hai le macchine con le stesse prestazioni. Lui sicuramente starà usando l'assetto suo, normale, suppongo, a meno che non è Dio, non credo un assetto anche per la Williams. Però fa un sacco di fatica in uscita con la trazione. Da e qua in Olanda è tanto. Da bolluto patico apriamo le bet, io mi gioco Mauro a podio. Allora, io direi che per quello che abbiamo visto a Silverstone, con lo zio riuscire a stare davanti con la Williams non penso sia replicabile in altre piste, perché questa è una pista dove il guidato fa la differenza e con la Williams perdi veramente tanto.
E soprattutto il DRS non è così forte, superare diventa veramente difficile quando è una macchina piantata sul dritto. Mm-mm. Quindi secondo me, per quanto veloce possa andare, a un certo punto rimarrà imbottigliato, perché una Ferrari, una Mercedes non le passi. Difficile. Vediamo, veramente, devono uscire veramente male dall'ultima curva. Ovviamente poi ci sarà, come al solito nelle gare delle lobby notturne, ci sarà sempre l'incognita safety car, strategie. Ecco, sì, magari alla prima curva c'è, cioè, il no ghosting come al solito, bene. Giusto? Il no ghosting, che comunque poi viene anche il no ghosting fa tanto qua, fa tanto quel no ghosting. Allora, poi sì, no, la pista dopo Olanda sarà Cina, quindi cambiamo totalmente circuito, andiamo su un altro circuito un po' più lungo, con un lungo rettilineo, e però non ha curve, ecco, lente. Potrei partecipare per farmi ridare la merda, sì, no? Esatto, con la stessa scuderia. Cavani ha provato, ha detto partire con la gialla, però fare 12-3 con la gialla. Diablo, però sì, l'avevo capito io, Cavani. Però a quel punto, se noi comunque saresti partito con la gialla, se noi boh. Vabbè, ma con la rossa entrava. Adesso lui, vediamo un po' se qualcuno fa effettivamente il colpaccio. Mauro Poll, doubt, secondo me. No. Per me la Poll la fa. Tarta ne ha tante. Tarta ne ha tante. Per me la fa Matte Grifo la Poll. E io, infatti. Comunque, sempre siamo in Red Bull. Siamo. Io lo seguirò. Sì, sì, per me la Poll se la giocano i due piloti Red Bull. Perché i due Mercedes non li vedo in forma come i due Red Bull. E Finlay macchine... ha fatto la pole in Q2, però chissà. Esatto, chissà. Esatto. Comunque quello che mi hanno fatto vedere le gare, che adesso ultimamente sto iniziando a vedere di prestazioni realistiche, che le differenze delle vetture si notano di più in qualifica. Poi in gara la mano del pilota viene più fuori, e quindi alla distanza chi magari ha comunque un'abilità migliore degli altri riesce anche con le macchine inferiori lo stesso a recuperare. Però in qualifica è veramente complicato anche per i migliori cercare di fare i tempi degli altri, perché manca proprio la potenza di base che altre macchine hanno. Esatto. E poi in Olanda, Cina si sentirà ancora di più questa differenza, considerando poi il rettilineo super lungo o comunque la deportanza nelle varie curve, ad esempio nel secondo settore. Voglio fare una domanda, ma Sharky ok, dove sta correndo? Già immagino. Perché fa paura? Dove stai correndo? Io mi sto allenando in Belgio. Ah, ma la delle gole che avete corre, sto buffone. Strano. Ma li sentiamo per tagliare. Belgio, ovviamente, ricordiamo, per il campionato Crazy Format. No. Noi facciamo anche pubblicità di altri campionati. Noi non ci interessa, noi non siamo. Quale altro campionato? Ma Big si sta autoregalando soldi in pratica, comunque. Non lo so, intanto paga per il canale e poi arrivano comunque a lui. Va bene, presidente. Sciacchi buffone. Deve ripulire i soldi, silenzio. No, in OP devo fare Cina e quindi praticamente posso quindi mettere l'assenza. E quindi viene invece. 19 in tempo un po' alto. Però sa, sì, 12-1 di freccia. 11-0. Buonasera Crack Dudigno. Dal suono delle palette sfido ad indovinare la curva. Adesso David Fiorentino vuole addirittura indovinare le curve che sta facendo Sharky. Buonasera Scheggia. Ma chi è sto buffone? Chi? È un buffone questo. Pietro, perché non si sentono i beat? Perché devi mettere l'impostazione. Perché si sentono i beat? Perché no? Debutta Caravello, ma chi sei? No, Cavani è Caravello. Facciamo un tutorial per far sentire i beat, dato che in questo momento la Q3 non ci dice nulla, perché tutti quanti faranno il giro alla fine, tanto. Allora, però si stanno volando il tempo. Si è lanciati l'8, quindi non credo fatto proprio, però. Sta arrivando adesso. Big, vai sull'impostazione del Sounds Alert, però devi andare sul sito del Sounds Alert, cioè non sulla dashboard di Twitch che dice vai là, ci sono le varie cose. No, devi andare proprio sul sito di Sounds Alert. Là ti fai delle imposizioni a parte per i beats e decidi che suono vuoi che ci sia, quanto duri, eccetera eccetera. Cioè puoi anche mettere, che ne so, Caravello che fa ma quando metti i beat next level. Cosa? Quando ci daranno, quando Jade prenderà la partnership e poi la parte nuovo due giorni che bannato. Sì, vabbè, ma no, ma noi verremo bannati. Se poi la prima domanda è se è vaccinato, abbiamo già finito di
Abbiamo già finito prima di iniziare, abbiamo già finito. Mentre Mauro sta facendo... No, rispondiamo di sì, nessuno ci può controllare. Beh, in effetti, c'ho alcuni attestati che dicono che è proprio il contrario. Mentre Mauro sta arrivando avvocato, sul traguardo, 12-0 per ora, sesta posizione, che comunque è già un'impresa. Assolutamente, Mauro si pare essere lì al passo con la McLaren. No, Caravello, quello sì, questo no. Sì che sono davvero illegali. Quello veramente poi ci chiudono. Però dipende, perché Pinocchi. Dipende. Lui intendeva il catechismo, qui c'è perché una comunque grande... molti secondo me si dimenticano le parole del Signore e che comunque lasciate che i pargoli vengano a me e quindi alla fine possono essere interpretate in più modi. Mentre Mauro è nel secondo settore, vediamo se si riprova un altro giro con la bella. Beh, penso che il bestemmiare sia concesso. Beh, c'è di Dio c'è. Sì, perché solo in Italia c'è la si può dire Dio Pale, si può dire Dio Pale, credo che è concesso, anche perché è un nick. No, ma Dio Pale non è una bestemmia, Pale è dall'inglese opaco, hai capito? Quindi Dio opaco. È Dio opaco. Beh, ma in italiano si vede ovunque. È in italiano e bisogna sarebbe... seguire meglio la sua via perché è ancora opaco. Ah, quindi alla fine Dio Pale è un poeta, è una metafora. Sì, suo... sì, è un modo per seguire meglio la via. È un nome serio, ma buffone, come fa per un nome serio? Nome serio come Kevin Diato. Sì, infatti, come i sciarchi, i squalo, i squalo. Me comunque lo cambierò a breve. No, è squaletto, perché sciarchi. Sciarchi. No, frecce è discreto. Un conveniente, se un giorno non dovreste mai più trovarmi, perché sarò scomparso, sarà e ho cambiato nome. OP Sharky. Poi farai video tutorial sui giri di lancio. No, sarà It's Crazy Shark. It's Crazy Shark. Dentro OP prima che mi prendano. Mi scredo costretto. Ci vogliono altri 2 anni di Covid, ci vogliono. Esatto. Intanto Tarta arriva 11-4. Per ora Matte Grifo non sta tradendo le attese. Noi in questi ultimi 3 minuti. Comunque si fa essere così lenti con la Mercedes, bro? Ma perché avete comprato la F1, no? Sono secondi e te, secondi e quarti. Anche Matte Grifo, Tarta! Mamma mia, Tarta, dove è arrivato? Davanti perdonami, Tarta, è che non pensavo facessi tu la pole, perdonami. Fanta morto, colpisce sempre. Freccia ha problemi in questo Q3 per ora. Freccia pure, occhio. Mamma mia. Ma non ha l'ala, non ha l'ala. Mi sa che avete ragione, la pista si è fatta un po' fredda, magari. Certo, forse il prato non fa parte della pista, però... Eh? Che macchina ha, Frecci? Alpine. No, ma scusa, ma tu sei qua e non sei neanche in macchinello. No, ma lui non è ma qua, lui è in Belgio. Lui è in Belgio, vabbè, è vicino all'Olanda, eh. È vicino all'Olanda, il Belgio, però... Sono qua nel ruolo di disturbatore ufficiale. Ale Arnex scrive in chat, no Mikey no, mi ricorda più che la parte di Formula 1, quei reels che fanno su Instagram con tipo che dicono la prima notte a Disneyland, e c'è Topolino che fa, che ne fa conto? Non era proprio l'immagine che ero in mente, però... No, più un'altra. Intanto Freccia, vediamo se vai in box a cambiare l'ala, credo di sì. Oh, Sari sta facendo un bel giro con l'Alfa. Ecco qua. Mi sono collegato e si è girato. Era sotto di 3 decimi, poteva essere un 26, era un buon tempo con l'Aston. Sì, lo so che sei Cavani, però non c'è se Ale Arnex, un po' di professionalità. Sì, infatti, non usare chiamare Ale Arnex Cavani, ti butti fuori. Non ho capito. Freccia aspettava Tarta al contrario, lo sapeva già. Si è visto bene, sa Freccia, che vorrei chiedere l'onboard di Freccia per vedere l'incidente di Tarta con una macchina al contrario. Freccia si è rilanciato? Sì, si è rilanciato Freccia, sotto Freccia di un decimo. Sì. Che Paolo. Vabbè, domenico. Quanto manca? Ah, Matte Grifo non ci va oggi. Ce l'ha fatta arrivare in Q3, Dio Pale. Ce l'ha fatta, Dio Pale. Prima volta in vita sua che va in Q3, attenzione. Arriva Freccia, ultime 2 curve per lui. Non ho visto come stava migliorando. Vediamo Mauro quanto... No, sopra Mauro si è abortito. Aia. Aia. Freccia sotto i 3 decimi.
Freccia arriva sul traguardo, 11-7, quinta 17. Posizione. Buono con l'Alpine, comunque bel tempo. Il primo delle grande altre scuderie, considerando che le prime quattro posizioni io le do a McLaren, a Mercedes, scusate, Red Bull. Freccia è il primo degli altri. Mister Colombo si rilancia, Sasi credo. Un distacco incredibile comunque per Mercedes. Incredibile, Freccia 3 decimi da Mirko. Fuxian S3-2, Rito. Può anche migliorare, ma è un bug. No, perché 49.5 è un ottimo secondo settore quello di Rito. Vola da Sanremo in Olanda. A me fate guardarlo, guarda come guida, che schifo. Ma era lui Ercomi. 11.2, Rito, prima fila, grande prestazione. L'ho detto. Vediamo se anche il suo compagno di squadra, Dio Pale, tira fuori una prestazione angelica. Sotto di un decimo, Dio Pale. Che la luce sia con lui. Che la luce, meno male che hai detto luce. E che devo dire? La luce. No, mi dico! La luce. No, basta, non ditelo. Piedini. Forse è meglio, no? Secondo me è meglio da un certo punto di vista. Si può dire una parola invece con Uce? Buonasera, Siccio. Oh no. Arriva adesso, Dio Pale. Male. 11.8, settima posizione. Punto. Mister Colombo si sta migliorando di 66 millesimi, il presidente. Quindi, il presidente ha finito di comprare. Fuori da questo è Q3, Dio Pale, attenzione. Cerchi dicono che stai facendo l'Urugia, è vero? Mister Colombo, 17. L'avevo appena passata, quindi praticamente sì. Probabilmente quando l'ha scritto la stavo facendo. Mister Colombo, Mauro, è salito. Mauro, 11.8. No, no. Tanti mi fa che è finito perché ha abortito. Madonna, 11.8 con la Williams, raga. Come si fa? Con il pad, con il pad. Mirko, niente. Freccia si è ritirato. Filei. Mirko niente. Quindi una Mercedes giù. Vediamo. Felpai. Matte Grifo vuole scendere sotto l'11. Quanto traffico da Matte Grifo. Quante safety possono uscire? 12. Io dico 3. Come 12? Beh, ma è una 100%? No, 50. In teoria 50. Sì. 50 e dopo c'è. Però è dopo c'è Cina. Quindi 100%. Sì. Okay. Esatto. Arriva. Questa è la qualifica Freelay, non si migliora. Niente, che schifo queste due Mercedes fuori dalla prima rilanciato fila. Mirko Mitucruz, come ha fatto a rilanciarsi? Forse al bar. Mamma mia, che tempo sta facendo Matte, raga, che tempo. 3 decimi sotto all'11, vediamo un 10-7, vedremo. Arriva Matte Grifo. Sta volando e vola sul traguardo. 10-5. Mamma mia. Grande prestazione. Le qualifiche terminano qui. Manca solo Mirko. Ma è sopra di un decimo. Le macchine si sono messe in modo casuale oppure in base alla categoria in cui erano? Perché cazzo, Matte Grifo 10-5 con la Red Bull. Categoria in divisione 3. 10-4. Si è migliorato Mirko. Di 66 di lei. Che Matte e Freccia devono salire di una categoria. Ah, ma Matte è ancora scarsino. Ha spaccato il culo. Matte è molto pono. Forte invece, secondo me. No. Ha spaccato il culo. Comunque grande lavoro di discreto, Vabbè, che a me mi ha spaccato il culo, sì. Vabbè, ma tu non è che sei tanto forte. No, però... Tu devi essere la divisione 2 in teoria. Ma se me la fate fare, io vengo subito a fare la divisione. Non so se quei divisione 2 sono contenti, però sì. Ma che è la divisione tutta da solo per te? Da qua. La divisione S, la divisione Sharky. Traguardo per Sharky intanto nella seconda gara, nella seconda lobby che stiamo seguendo. Sasi sotto di 3 decimi, finisco carburante, sfiga totale. Allora, 5 punti per Matte Grifo, 3 punti per Discreto, 1 punto per Filei. Ricordiamo che sono stati anche accreditati un punto a tutti i piloti che hanno passato il Q1 e il Q2. Nessuno credo che sia passato di gialla alla fine, quindi nessuno ha preso i 3 punti bonus. Quindi Matte Grifo si porta già a casa un bel gruzzoletto di 7 punti. Discreto 5 punti e Filei 3 punti, un punto, invece 2 punti per tutti gli altri piloti.
Solo Fritz e Guthrie passato. Beh, c'è da dire comunque che se la prima, la differenza fra il primo e il secondo non sono 16 e 28 millesimi, è la stessa differenza che c'è fra il secondo e il decimo in questo momento. Uguale. È uguale, è la stessa. Però, genio, la gara, però la gara è diversa. Dovuto pensarci per sta cagata. Guglielmo G... Ho fatto le elementari per fare sta cosa. Stai scherzando? Oh, no. Guglielmo G dice che Cavani va a podio. Ma lo Rouge, Sciarchi la fa in pieno o stacca il piede? Questa è la domanda che dà. Aia, che male! Ma si può staccare il piede? Dipende, dipende dalle condizioni, Matteo. Per dire che condizioni. Ma chi è che fa queste domande? Davide Fiorentino. Davide Fiorentino. Davide Livorno. Davide Fiorentino. Non so, Davide Fiorentino, Sciarchi chiede chi sei. Non bannatemi, vi prego. Perché? Ma no, ma non avere paura. Ma no, ma noi non banniamo nessuno. Se mi fate fu attimo, così se, che non ci vedo più in chat. Se mi fate la moderatore, cioè noi al massimo siamo noi che chiediamo di non bannarci, cioè il contrario. Raga, mi fa mettere la strategia e un bug, non ho scelto nessuno. Siamo noi a chiedere di fare più casino. Cazzo via, tu sì che sai usare film, ecco. Bravo. Quindi Ettore, come bravo, ieri, bravo. Come ieri Ale The Best ci regalerà un giro di medical car, quindi Ettore, no, lei, allora no, devi far così, bravo. Ettore, tu non parti. Tirate i box, okay. Ok, devi fare tutto il primo giro, se c'è un incidente ti devi fermare dietro all'incidente e aspettare che tutti partono, sei proprio la medical poi car. Poi ti squalificano. Al massimo ti squalifica, tanto te non devi correre. Sì, okay, infatti. Capito? E poi ti ritiri i box. Così, questo esperimento della medical car che anche ieri in F3. La medical car però l'assetto tutto quanto 11-11, barre iperrigide. Puoi mettere anche zero benzina, tanto non devi partire, tanto si accendono i semafori. Sì, 3, sì. 4, 5 allo esperimento, il via del Gran Premio domanda che parte adesso, non parte? Sì, parte adesso. Dai, con... è buggata. Ottimo spunto, mentre dietro non parte la medical car, dietro contatti tra l'Alpine e la Ferrari, una Ferrari a panino, occhio! Mauro è già no decimo, contatti dietro, si è girata la McLaren, arriva adesso la medical car a sincerarsi delle condizioni di Diopale mentre davanti Matteo Grifo è riuscito a scappare, mentre Cavani è decimo, dove è passato signori, su Mister Colombo, adesso anche Nole nono. Buona la partenza, davanti, bene Freccia, partenza... Freccia salita in quarto. Male Mirko. Mirko, una posizione anche tarda. Anche tarda. Ma Matteo Grifo è partito benissimo, cavolo, sta già staccando un sacco. Niente, andando, Ettore, ti è andata male, pochi morti in questo primo giro, non è potuto soccorrere nessuno, solo Diopale che ha dato, spero, quello che si meritava per questo primo giro, mentre Matteo Grifo sta volando, già un secondo e uno su discreto, Matteo Grifo deve gestire questa gara ora. Sembra che nulla possa impedirgli una facile vittoria. Direi che possiamo già iniziare al primo giro. Sì, possiamo iniziare perché oggi lo vedo in forma, quindi bisogna iniziare subito. Discreto. Vabbè, allora metti i miei poteri su di lui, via, morto. Spinto da Filey, no, è Flocchi. Flocchi. Attenzione, sta arrivando Flocchi. Sta arrivando Ettore. Arriva Ettore, eccolo Ettore che invece ci saluterà. Troppo tardi. Saluta il pubblico, Ettore, e si ritira. Arrivederci. Addio. Vabbè, accompagna Flocchi e Box. Vedi se sta bene, se ha bisogno di un tè caldo. La botta che ha preso, un po' di ghiaccio istantaneo. Pronto per ripartire subito. Intanto no, Filey. Dove è andato? No, che peccato, Filey, no. Filey, no. Dove è andato? Gita ancora, turistica. Niente. Calma, Filey. Però dov'è Ettore? Niente del posto a pista. Mi sono ritirato. Non l'ho potuto curare. Le prime vittime dunque del circuito, che sappiamo essere molto cattivo sui cordoli, occhio soprattutto. E tra l'altro vorrei dire, sono entrambi quelli che mi hanno buttato fuori l'altra serie. Flocchi e Filey subito colpiti e affondati, quindi non c'è stato un attimo di tregua, mentre Matteo Grifo ha subito un grande ritmo. C'è la Manuelson con la bianca, addirittura Manuelson con la bianca 15 e 1. Alla fine Cavani voleva partire con la gialla, alla fine è partito di rossa dietro. Effettivamente. Vabbè, ma forse voleva partire con la gialla per fare 3 punti o forse, alla fine, che comunque ci sta. O forse piove?
Però l'hard di Emanuelson non avrebbe senso. Cavani è incollato a Nole. Oh no, è incollato qui, qui con l'ass, qui no, Cavani, qui no, qui no. Facci vedere, insegna a questi piloti. L'ass fa vedere quanto fa schifo e infatti scodava semplicemente il rettilineo. E Mauro, e Mauro, comunque sono tutti a trenino dietro Freccia, soltanto Matte Grifo è discreto per ora, stanno leggermente allungando il gruppone, mentre dietro da Freccia a Emanuelson, che anche lui un po' fatica portandosi dietro Pizzarro e Cormac, i primi 15 comunque formano un lungo serpentone. Oh, Sassi forse perde l'eventuale DRS su Tart, ho visto che ogni tanto stava un secondo addirittura, qualche errore per Sassi. Uscita scodata per Cavani. Che secondo me sta dando il 200% per tenere questa macchina in pista a queste velocità. Non è abituata l'AS a viaggiare a certa velocità. Potrebbe anche perdere pezzi. Se fosse un po' più lunga questa pista per queste auto sarebbe molto più bella. Sì, più lunga, però dipende cosa, cioè bisogna, dipende che cosa ci aggiungi. Perché ci vorrebbe un... No, 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 è un tuo fan, ha detto David. Ma no, fan di Shark. No, no, tuo, tuo. Oh, si è girato, è uscito male. Mauro, 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 Mauro. Attaccato anche da Cavani. E Cavani passa. Cavani passa. Ma questo è quello che dicevo. La Williams non ha una buona reattività sulla trazione in uscita. Quindi Mauro soffre già un po' normalmente. L'assetto non aiuta proprio in sufficienza. Mauro non c'ha più DRS. Ma... forse anche fra poco neanche. No, Cavani si è ributtato dentro. Cavani si è ributtato dentro. Ce l'ha, ce l'ha. È Nole che non ce l'ha. Infatti, Nole deve spingere il più possibile per riportarsi sul gruppetto dei primi che si è riunito dietro discreto. Mentre Matte Grifo si sta involando verso una facile vittoria. Cormac forse sta tentando il recupero comunque. Cormac che era lì in fondo forse sta tentando qualcosa. No no, il gruppetto come detto è abbastanza unito. A parte Filey e Flocky che me li hai fatti fuori, gli altri sono tutti abbastanza vicini. Rimangono allora, abbastanza compatti. Tentiamo su Matte Grifo adesso, dai, no, vediamo. Matte Grifo. Però sembra veramente indistruttibile, inemovibile in questo momento Matte Grifo. Oh no. Francesco e Andre sono arrivati dietro Mauro. Occhio, Pizzarro Emanuelson, Pizzarro Emanuelson. Filippi, zittisce il greve, giro veloce. Vabbè, basta che sta dietro. Come si difende Emanuelson? Come si difende Emanuelson? Basta che non fa casino. Emanuelson soffrirà tantissimo in questi primi giri, ma nel finale potrebbe rientrare prepotentemente in gara. Pochi incidenti per adesso, siamo 5 giri su 36, tranquillissimo. Poi se ci li regalano subito, Cricala, cosa facciamo fino alla fine? L'unico ritirato, la medical car, mentre Cormac e Pizzarro continuano a seguire la coda di Emanuelson. In lontananza si vede Dio, e Dio Pale, proprio no, lui. Dove? Si dietro. Una luce in fondo al gruppo. Una luce in fondo al gruppo e Dio Pale. Cavani ha perso il DRS, ma perché anche Nole l'ha perso. Comunque Matte Grifo vola a 4 secondi di vantaggio, veramente non c'è nulla, 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 nulla che può fermare. Ecco, no, quasi perso, un secondo perso, giro quasi. Vabbè. Vediamo Francesco. No, Corrado, 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 Corrado. Muro. Dopo quello che ha detto il greve, eccolo lì. Corrago, sì, stava provando. Mauro Boc, Corrado. Corrago. Corrago. Mauro Boc. Aveva già finito le rosse. Ma te l'ho detto. Subito gialla. Purtroppo la Williams è questa. Si asca Williams. 4 giri, 5 giri le rosse. Fa schifo in tutto la Williams. Tanto non Corrado, Corrado niente. Non ce la fa girarsi. Beh dai, ma ragazzi, se siete così in difficoltà ve lo faccio usare che è imposta in pista. No, non è vero, sto scherzando, non lo fate, sto scherzando. E vai box purtroppo Corrado, gara sfortunata, mentre Matte Grifo breve forse. Matte Grifo sta volando, guardatelo in queste immagini, perfetta la guida, nessuna sbavatura, una gara finora condotta in maniera perfetta. Beh, qualifiche in pausa. Quanto hai messo i box? 70 qualifiche perfette, pausa, allora. Primo stint di gara per ora ineccepibile, guardate come è vola, è stato doppiato Corrado, occhio, vola questa Red Bull mentre Corrado viene doppiato in questo momento, deve aspettare quindi il pit stop di Matte Grifo per potersi liberare. Occhio dove rientra, perché rientrerà nel gruppone dietro. Vediamo, passa Reto, passa Freccia, passa Mirko, passa Tarta, passa Sasi, ed eccolo lì che si accoda a Corrado, e quindi adesso dovrà aspettare i pit di tutti questi piloti per avere la possibilità di sdoppiarsi e poi magari una safety, mentre Skoda
Tarta e Sasi ne approfitta e lo passa. Sale Sasi in quinta posizione, ottima gara quella di Sasi. Freccia in terza posizione. Attenzione, Freccia in riserva. Freccia in riserva, siamo al settimo giro. Iniziamo a fare un rapido controllo. L'unico pilota in riserva è Freccia. È entrato da Ettore. Freccia è risalito in terza posizione dopo aver passato anche Mirko. Vediamo se proverà ad attaccare anche Reto per prendersi una grandissima seconda posizione. Comunque con l'Alpine, che sarebbe una grande impresa. Adesso è vicino, Cavani intanto è vicino a Nolo. Nolo riesce a prendere veramente la Red Bull di torta. Insieme a Mago ha fatto il pit anche Andrea ha fatto il pit. Mago adesso è dietro Zalex. E infatti vedremo quello che appunto stava dicendo prima Sharky. Vediamo se la Williams riuscirà a superare nel dritto una Ferrari. Per Mauro non dovrebbe essere. Williams brucia le gomme comunque. Va. Vediamo, adesso Mauro ha già il DRS. È distante comunque qui per provarci, è molto complicato. Quindi dovrà attendere sicuramente un giro. Però Mauro viaggia abbastanza forte, 14-6. Non come Matte Grifo, cioè Matte Grifo comunque va ancora più forte. Però qui la differenza ovviamente si nota e si vede. Ringraziamo WPA. WWE dove? No, WPA. No. Intanto bandiera gialla, credo problemi per Andre, e così è. Si toglie appena in tempo. Vabbè, allora Andre. Mugo, occhio che sta arrivando. Matte Grifo. Ce la fa. Matte Grifo. Che vola, ma un detrito. Un pit sprecato, un altro pit per lui. Ma un detrito su Mirko? Su Matte no? No, niente, tutto regolare. Ma troppo veloce, ma non può neanche sbinnare. Fai 13 giri di rossa. Andre, ridio. Finisce qui la gara. Sfortunata Freccia su discreto. Freccia lì c'è il cordolo. Freccia. No, le box, Cavani è settimo, e non è comunque distantissimo. Cavani è soltanto a 10 secondi da Matte Grifo, non è che... L'unico modo per fermare Matte Grifo è un guscio blu. È un guscio blu? Guscio zero. L'hai capito? Sì, bravo. Vabbè, metto in campo la mia carta, 1400 di difesa. Vediamo se muore Matte Grifo. Vediamo. No, è che c'è, nel gioco. Intanto nel Ettore, puoi accogliere nella sua tua medical car Andre, che è appena arrivato. Oh, lungo, andiamo come lungo. Ad accertarci delle condizioni di Andre. Vai, va, facci sapere, Ettore. Solo un mal di pene. Aia, porco. Mal di pene confermato. Dio palle. Discreto. 5-7 da Matte Grifo. Adesso si è attenuato. Matte Grifo ha rallentato un po' il ritmo. Sta gestendo il vantaggio. Forse sta sentendo la live e non vuole correre rischi. Freccia ci riproverà su discreto. No, adesso è un po' più distante. Mentre Mirko li segue con tranquillità. Anche Sasi e Tarta chiudono questo gruppetto che comunque si sta giocando il podio. 5 piloti in 2 secondi. Sasi con l'Alfa che riesce a tenere passo. Ha una Mercedes, una Red Bull, veramente sì. Sta avendo un buon passo Sasi. Però qui l'Alfa e la Red Bull volano, c'è da dire questo, che qui veramente la Red Bull vola. Sì, ma l'Alfa, che l'Alfa Tauri, fa un pochino di fatica anche lei. Comunque è una macchina molto inferiore rispetto alla Red Bull. Caravello si dissocia, non so da cosa. Tra le tante cacate che abbiamo detto. Vicinissimo, no, adesso. Discreto Skoda. Lungo. Forse discreto in difficoltà con le gomme, secondo me, perché l'Alpine è un po' più delicata su questo aspetto, mentre la McLaren è abbastanza aggressiva. Rispecchiano le qualità delle vetture reali, bene o male, dove anche la Ferrari è abbastanza gentile. Mirko sta recuperando comunque. Comunque la Mercedes non mangia le gomme. Mercedes e Red Bull ti permettono di fare strategia anche a una sosta gialla rossa su quasi tutti i circuiti. Eccolo Freccia. Si accoda, si affianca, saluta Rigreto e lo passa. Diamo Rigreto a provare l'incrocio. Non riesce. Cosa vuol dire Ugo? Ugo. Ugo, lo chiamo Ugo io. Ha detto Ugo.
Sì, una freccia per me, Ugo. Cavani è a 4 secondi e 6 dal gruppetto che lotta per il podio, quindi potrebbe. A che giro prevedete il pit stop? 16? Mattegrifo. No! L'unico che può arrivare al 16 è Mattegrifo. Gli altri no, gli altri tra 2-3 giri inizieranno ad andare in box. Grazie Pedro F1GP. Mentre Mauro ha passato alla fine Zalex. Adesso ha pista libera e si trova a 7 secondi da Filey. Mauro è il primo dei piloti che hanno effettuato la sosta, quindi comunque potrebbe recuperare diverse posizioni. Lui era in zona Cavani, in zona Nole, ma anche Nole è entrato in box ed è dietro di lui. È arrivato subito, è già dietro a Mauro. Comunque anche 2-3 giri in meno di gomma, una macchina più prestazionale l'Alfa Romeo. Zalex non riesce per ora a tenere il ritmo di loro, mentre Flocchi... Andiamo discreto, discreto, discreto! No, non si prova, è avvicinato tantissimo, ma sta dietro. Rimane dietro. Box Francesco. Vedremo dove uscirà il pilota. Ah, Mirko mi sa che... No, sì, no, Mirko no, è lì. Sono tutti qua. Sasi! Ci prova? Addirittura? L'Alfa Tauri che sta attaccando la Mercedes? Francesco box gialla. Ferrari ha le cose complicate in questa stagione, iniziare a preparare la gestione di Charles e Carlo sui piloti forti deciderà la 1. Sinceramente Pedro, se il problema sarà scegliere tra Leclerc e Sainz, vuol dire che la macchina è buona. Opale lungo, e quindi lungo. È un problema relativo alla fine. Infatti di Opale perde una posizione su Feli, quindi spero di avere quel problema di chi scegliere tra Sainz e Leclerc, magari, perché vuol dire che posso permettermi di guardare le gare che so che già vince la Ferrari, e quindi sarebbe bello avere quel problema. Tanto abbiamo... Sì, concordo con te. Tanto diamo la macchina, mentre Mauro su Diopale, ma Diopale sta facendo passare anche Nole. E Freccia. E vediamo Freccia dove esce rispetto a Mauro. Anche Tarta. Anche Tarta. Adesso arriva Mauro. C'è una complicanza che piacerebbe avere in tanti. Ah, vorrei sapere, ma i pit, dato che sono con prestazioni reali, i pit anche sono un po' più lenti per alcune scuderie? Non so, non ci ho mai fatto caso e ci vorrò, e lo faremo caso, ci faremo caso più avanti. Ma ha guadagnato tantissimo, perché è in lotta con Tarta. E lotta con Tarta. C'è scritto vita reale, prestazioni, la macchina. Bravo, e anche lì Davide, comunque per avere un campionato meno noioso ci vogliono alla fine vetture con più o meno le stesse qualità. No, è quello fiorentino che ti ha chiesto le curve, se no gli chiedevo quanti anni aveva. Ancora oggi. Vabbè, gliel'avrei chiesto io, scusa, no? Alla fine è la mia di domanda. Mauro è incollato a Tarta, vedremo se tenterà il sorpasso. La leggenda narra che nessuno sappia quanti anni ha dato. Comunque Cavani che sta riuscendo a fare 12 giri di rosso a colasso, non so a che percentuale è. Sì. Ancora non entra. Cavani non entra e sale in quarta posizione. Per me vuole fare un giro davanti, aspetta che tutti vanno... Non sono mai stati dopo bandiera rossa, che gli ultimi non sono stati noiosi. Gli ultimi non saranno i primi. Gli ultimi non sono stati noiosi, diciamo, sono stati abbastanza, però magari ristretti soltanto, cioè noiosi, perché alla fine sai già che bene o male vincono bene o male sempre gli stessi. Non so, l'ultimo anno grande Mauro passato. L'ultimo campionato che hanno vinto tante scuderie diverse è stato il 2012, dove proprio nei primi 9 Gran Premi hanno vinto 9 piloti diversi. Ha vinto anche Maldonado, ha vinto quell'anno, quindi quell'anno era più divertente ancora. Ma la vittoria di Raikkonen in Australia. Anche con la Lotus, sì, era in Lotus lì. Sì, era l'anno che poi non sapevano più come pagarlo perché pensavano di avere una macchina di merda, gli misero nel contratto che ogni punto che faceva gli davano tot soldi. E quell'anno? Fece tipo 340 punti e la Lotus fallì. Infatti fu la scelta sbagliata dalla Lotus. Forse hanno capito come tirare fuori il meglio da Raikkonen. Credo che comunque in quelle stagioni la Lotus sia stato mostruoso. C'era delle gare
pazzesche, mentre Gau, discreto, dopo 15 giri potevi mettere anche la gialla forse, però l'hard infatti l'anno dopo presero Maldonado, che doveva recuperare Emanuelson in lotta con Filey, ma Emanuelson lo ha recuperato? No, o è Filey che ha recuperato Emanuele? No, è Filey. Filey è appena passato adesso. Domenico, comunque, grande prestazione, rimonta, quarta posizione. Devo dire che Mauro comunque dovrà fare sicuramente un'altra sosta per me, perché non ci arriverà mai fino in fondo con questa gialla. Però no, per ora Williamson. Però per ora è lì. Però per ora è lì a 7 decimi. Mentre Sharky era in Belgio, invece Ettore dov'è? Perché anche lui con movimenti di pad si muove. Ma è lob, è entrato. No, non sono io, non sono io, non sono io. Ah, ok, ok. GP Europa 2012. Invece direi, quello di Fernando Alonso, come vinse anche Fernando Alonso nel 2012, da tredicesimo a Valencia in un circuito cittadino, alla fine vinse. Mirko Box, vedremo dove uscirà rispetto a Freccia. Freccia adesso è un po' nel traffico, un po' nel traffico di Emanuelson, di Filey. Però dovrebbe Filey anche su pizzare, Filey che fa un controllo. Mamma mia, che alla pizzeria di Domenico all'esterno. Domenico ruotata pesante qui. La vista staccata di pizzare. Gliela ridai dietro mentre Emanuelson guarda tutto molto attentamente insieme al suo amico Freccia. Comunque ragazzi, 16 giri, 18 piloti, nessun ritiro a parte Andre per problemi. Ettore la medical car. Però cioè, neanche una safety in Olanda. Per ora mi stanno molto deludendo i piloti. Allora, anche prestazioni realistiche. Cioè, veramente, mi scuso con tutti gli spettatori per questo spettacolo che stiamo mostrando. Di Opale, problemi. Sì, occhio che è contrario. È arrivato Matte Grifo. Matte Grifo vola ancora, non va ai box, 15 giri, alla fine sta arrivando realmente al sedicesimo che ipotizzavo per la Red Bull. Cavani è un mostro. Quello che non sto credendo è Cavani 16 giri di rossa con l'As. Ancora Filey, no, Filey box. C'è Diopale. E ritiro. C'era Diopale. Niente. Cioè lui è andato al contrario, no, per andare ai box. Niente. Sì. Non era lì. Ha fatto una cosa da squalifica. È stata clamorosa questa scena. È arrivato a folle velocità. Devo dire che l'hai un po' chiamata. Jay. la fine che comunque si annunciava, insomma. Casualmente Filey. Diopale è ancora vivo. È perché Diopale, non so, è stato colpito alla fine. Tarta, mentre Sasi, mentre nel periodo mentre non eravamo concentrati sul gruppetto. Occhio! Mamma mia, Diopale, safety car. Ritiro volontario. Sì. Settore 1 gialla, continua ma non esce, mentre continua non esce. Mentre non l'hai messa la safety. Sì, l'ho messo, l'ho ridotto. Non l'hai scordato. Sasi ha passato Mauro, discreto Tarta. Tarta si gira, occhio. No, passa Sasi, passa Mauro, passa Mirko, arriva anche Nole. Flocchi penalità. Questa curva è difficile da fare. Ma adesso Tarta con queste gomme come la fa questa? Male, secondo me. Occhio la Tarta. In prima. Infatti l'ha fatta piano, infatti Nole esce velocissimo. Si affianca. Non tanto, perché comunque una Red Bull guarda, sta lo stesso in di fianco. Lo guarda, lo passa, incrocia. Ci prova Tarta, ma non può. Peccato. Un po' in difficoltà già Tarta. Ma Cavani 17 giri di rosso. E ancora non si sta facendo prendere dai piloti dietro, perché anche quello c'è da dire, non è tanto il fatto dei 17 giri, anche il ritmo che sta avendo. Cavani vuole fare rossa vuole fare. bella strategia, bella tattica, bella tattica. Box però per Zalex, la gialla bella fresca performante per 16 giri. L'incidente in box pazzesco. Filipei avrà preso il controller e l'ha lanciato fuori dalla finestra. Box Matte Grifo, forse Cavani non ci va per andare in testa.
il sogno dell'asse in testa in un gran premio a prestazioni realistiche potrebbe bandiera rossa se arrivando il primo bandiera concretizzarsi. Non si ferma Cavani, Cavani non si ferma e Cavani è davanti e adesso secondo me sta no però Mattegrifo è dietro, Mattegrifo è dietro e ci proverà subito ovviamente perché avrà una gomma nettamente migliore. Cavani ti prego fagli break test. L'unico, quindi è l'unico momento difficile per Mattegrifo questo, perché per il resto è una gara tranquilla. Con mentre Freccia, Pizzari insieme, qui non si può andare in due, no, vi fate malissimo. Si fanno malissimo, si fanno malissimo, no, passa Pizzari. Bravi, bravi, bravi. Come si fa a essere così degli idioti a fare una roba in pizza? Passa Pizzari. Ma Freccia non ci sta, ovviamente questo aiuta Discreto ed Emanuelson che stanno tornando sotto, grande prestazione di Emanuelson che però ci dovrà fermare ancora, così come Pizzari. Levati, sei lentissimo, Freccia passa. Cavani non è stato ripreso nel primo giro, io pensavo che cioè, sulla carta 18 giri di rossa con una gialla nuova. Vediamo se vai box. Per me continua, aspetta la safety Cavani. No, Cavani box. No, ah, vedi, volevo la no, posizione. No, come tre secondi? Tolti, 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 tolti. Forse ha preso avvertimento per l'entrata in box. Tolti, come... tolti ufficialmente. Come, già. Come quello che c'è in Francia. Tolti, tolti. No, è vero, è vero. Andiamo quindi Pizzari andrà in box, quindi è discreto terzo al momento. Esce tanto dietro, cioè, ha perso tantissimo. Ha perso cosa? 4 secondi, 7, 5, 6 secondi da Nole, che prima era davanti a Nole. Oddio. Però ha una gialla completamente nuova rispetto agli altri, così sì, come sì. Anche Mattegrifo ha perso tanto, perché Freccia 3 secondi e 8. Però... ma diciamo comunque la prestazione realistica si sente poco la gomma nuova, ovviamente le prestazioni si sentono molto di più. Vedremo, siamo al 20° Mauro giro. Mauro 13 giri di gala, deve andare esattamente in però ora in settima posizione tiene... la scia di Sasi, Sasi comunque sesta posizione, che non è sesta perché in realtà è quarta, considerando che Pizzari e Manuelson sono obbligati a fermarsi. Per ora sono sicuro che Mattegrifo arriva fino in fondo, così come Mirko, Sasi, Freccia, Francesco, Cavani, Corrado non lo so, Mauro non lo so se arriverà fino in fondo, 13 giri già, ne mancano 15, sarebbero 28 in totale. Stanno correndo i bot, che ha fatto discreto, 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 discreto a Manson. Dici che i 20 giri di Pizzari ti fanno pensare che possono farne 28 loro. Oh, si tampona discretamente, non so più. Altri 20 giri di Cavani con la As. Però bisogna vedere Cavani, comunque secondo me ha dato veramente tutto, non so quanto avrà spinto per fare quelle imprese. Adesso è dietro Mister Colombo Cavani, 13esima posizione, mentre discreto tampina Emanuelson. Anche Emanuelson sarà costretto alla sosta, ma Emanuelson potrà montare una rossa, si allunga un altro po' con questa hard, mentre Mauro passa Sasi e sale in sesta. Sasi forse errore, viene forse Mirko, anche forse Mirko, Mirko è tarta, non ce la fa, non ce la fa. Mirko Skoda discreto, discreto. Mamma mia, bellissima parata di discreto, guardatela. Quello sì che un pilota del giorno va lui. Arriva anche Mauro. E può approfittare Mauro perché occhio, occhio a discreto con queste gomme bianche sporche di ghiaia. Mamma mia come è uscito, però ce la fa, Pizzari box alla fine. Sasi, torna sotto. Sasi con Mirko alle sue spalle, guardate quanto è, ma però Mauro fa fatica adesso. Hanno ripreso anche quasi Emanuelson, questa è la lotta per il podio con Freccia che però non riesce per ora a mantenere, mentre Cavani ha passato, no, in lotta con Mister Colombo. E vediamo adesso le imprese più difficili, superare con un as sarà molto complicato. Ers è già finito, quindi per Cavani il sorpasso se lo deve inventare, vedremo cosa ci farà vedere. Reto Ema? No. Ci prova qui? Ci prova qui, ma non può. Mamma mia, non può. Si è fatto vedere. Si è fatto vedere. Ha detto qua mi faccio vedere. Davanti a Mister Colombo c'è anche Francesco e un po' più avanti Nole. I piloti che erano in lotta prima con Cavani. Cavani ovviamente sta giocando contro Emanuelson. Pizzari è uscito dietro di lui. Infatti sono loro i piloti che erano vicini a Cavani.
Cavani DRS, però ce l'ha anche Mister Colombo, quindi rende proibitivo ogni tentativo di attacco sul dritto, molto complicato, deve inventarselo nel guidato, vuole provarlo qui, bandiera gialla intanto, bandiera box, gialla, ritiro di Cormac e box, arriva Cavani, entra discreto, passa su Emanuelson, Emanuelson risponde, sono quasi appaiati, Emanuelson sta tenendo tutti dietro, grande, ma grande manovra di Emanuelson per aiutare anche Mauro, perché Mauro così prova qui discreto, di forza, si agganciano quasi, qui tentativo folle, grande difesa di Emanuelson, sta arrivando Mauro, portandosi dietro Sasi, portandosi dietro Mirko Tarta, in Nole che sta arrivando anche lui, Francesco, seguito da Mister Colombo e Cavani. Cavani sta cercando in tutti i modi uno spiraglio, un buco, un pertugio, ma non c'è modo per passare, sembra averne di più, mentre Sasi è scritto all'interno su Emanuelson, si riprova qui la palla staccata di nuovo, che non va lungo, Mauro! Quasi tamponamento su Emanuelson, bandiera gialla, no, si è girato Tarta, arriva Francesco! Tamponamento. Colombo arrotolata, mi sa. Oh, Cavani! C'è tanta gente, Tarta, occhio che forse lui ha spaccato. Occhio che Tarta avrà dei problemi. Le gomme sugli scaldati. Tarta ha dei problemi in questo momento, non va ai box, infatti. Non ha neanche l'ERS, DRS, ci ce l'ha. Guardate il Colombo che veloce che vede. Ci prova Cavani! È dentro! Ha fatto tenerlo! Non può. Come ha fatto a tenerlo staccando? Ci ha provato. E io l'avrei data per rispetto la posizione, guarda. Assurdo! Come ci sta provando in tutti i modi, colassa a volare, mentre Mauro è tornato in quinta posizione dietro Emanuelson, ma mentre è discreto ancora, è passato. Ancora, qui, Cavani, qui, di nuovo! Non si gira comunque, incredibile. Ma tanto Lazio è un sasso, lo scoglio e cammina. Così Colombo ha perso il DRS, adesso Cavani forse ha qualche possibilità in più. Ha più possibilità rispetto a prima. Sì, è uscito meglio, è uscito meglio, potrebbe provarci già qui che arriva bello caldo, vediamo se si butta. No, rimane dietro. Ci proverà più avanti, mentre Mauro proverà qua. Dietro Emanuelson. Vediamo se Emanuelson lo aiuta a tenere la scia di discreto. Sì, e questo è lavoro. Credo che Mauro abbia deciso di provare l'impresa, arrivare fino in fondo con gomma gialla. Adesso Cavani, adesso va finito l'ERS. Tarta, passa. Non ce la fa. Come prima, forse. No, niente, sta dietro. Ci riprova qui, forse. Nel guidato, forse. Tanto tempo, sa che nel guidato è l'unico punto che può provarci. Prova qui, esterno. Mamma mia, incrocia. Sì, lo prova. Non c'ha la macchina, si vede. Però bellissimo quell'incrocio, è stato veramente bello. 30 km orari più lento, poverino. Adesso Colombo gli ha fatto soprattutto l'ERS, si è acceso la spia, visto il Colombo dell'ERS. Quindi anche se Cavani ce la farà. Ce l'ha qui. Forse sai che qui più nel rettilineo in questo esce meglio Cavani rispetto a Mister Colombo. Ma dopo Colombo se può riprovare sulla con DRS. Vedremo, mancano 11 giri. L'unico che appena dà è Floki, che Cavani verrà tolto, credo. Sì. È già a guida l'asso, se poi gli diamo i tre bug di secondi. Manuelson è box dopo 24 giri. 4 giri. Colard però, monterà rossa e inizierà una lunga rimonta. Tarta, giro veloce. Distante. Quante scintille, Mister Colombo, tantissime scintille. Macchina bassissima. Cavani per entrare nella top 10 addirittura. Considerando che però c'è Mauro che non si sa se andrà fino in fondo con quella gomma, Cavani potrebbe entrare tranquillamente a questo punto nella top 10. Più che altro, vabbè, ma Freccia finirà il carburante degli ultimi giri, ma non c'è davvero. Allora, Cavani in riserva. Ah, è vero, anche Cavani, attenzione. Anche Mister Colombo. Flocchi. Discreto, Freccia discreto. Mentre Matte Grifo è una gara tranquillissima. Veramente nulla gli può accadere. Gomma nuova. Gomma nuova, tutto perfetto. Cioè, non può accadere nulla a Matte Grifo in questo momento.
10 giri deve soltanto tenere il controllo fino alla fine, una gara in solitaria, gestita alla grande, non ha avuto neanche l'ebbrezza di superare Cavani perché Cavani è andato in box. Mauro è attaccato a reto, però non lo so con quella gomma come quanto possa fare. Bandiera gialla, si è girato Mirko, ah, c'è, passa Tarta, passa Francesco, arrivano Cavani doppio? No, no, solo uno. Passa Pro Colombo, passa finalmente. E avere Mirko lì lo aiuterà adesso per avere il DRS. E Cavani sale in decima. Speriamo e c'è Mirko lì. Mirko ha problemi? Vediamo, secondo me sì, Mirko ha problemi. Comunque grande prestazione alla fine della divisione 1 che ha portato Francesco, Nole, Mauro e Emanuelson quasi nei primi 13. Adesso Emanuelson per recuperare. Corrado invece si è ritirato. Brutta prestazione, 0 punti per lui. Mirko, penalità. Cavani adesso è dietro, Mirko non avrà il DRS, ce l'avrà Cavani, box per Flocchi che scende in quindicesima posizione, l'ultima per i punti, ricordiamola. Beh, ma noi ci proviamo ragazzi, noi ci proviamo per rendere frizzante l'ultimo giro. Comunque anche Freccia è tranquillo della sua seconda posizione, 8 secondi su Mauro che ha passato discreto. Vediamo se discreto ci riprova su Mauro. Mauro cosa sta facendo comunque con la Williams in terza posizione, prova a difendersi adesso, all'esterno adesso. Leggera ruotata di discreto e Mauro deve lasciare il posto, però discreto è senza benzina mentre Mauro ne ha, e quindi occhio. Sono discreto, però fa fatica con quest'arde, mentre Mauro 11 giri di gialla. Si dimostra in grande 21, forma. 21. Deve resistere Mauro, perché alla fine Freccia e Discreto potrebbero rimanere a piedi. Ne sanno qualcosa. Discreto esce male. Cavani! Vicinissimo. Anche Mauro è vicino. Anche Sasi è ancora lì. Ha fatto 28 giri dietro sempre ogni persona. Lungo qua Mirko. Forse incrocia? No, lo fa. Tanta fatica Mirko Mito, capisco perché ha comprato Mirko Mito Cruz, vincitore del Gran Premio di Imola, ricordiamo, divisione 3. Come ha fatto? La safety a 3 giri dalla fine. Ah ecco, Mago ci prova forse. Ha molto più airs Mago, perché Mago ha molto più airs, gestione come al solito perfetta, suntuosa. Discreto, non so usarla. Diamo Cavani, anche Cavani. Mamma mia, un ass che supera una Mercedes rettilineo. E passa. Cavani passa. E si gira Mirko pure. Attenzione che stai mandando Pizzare. Oggi arriva Pizzare. Si toglie Mirko. Aumento punti per Cavani in assa addirittura. Male le Ferrari oggi. Colombo, Zalex e Mirko indietro per la divisione 3. Cavani per la divisione Elite. Divisione Master. Chef. Si è girata una Ferrari. Ferrari, ecco, dopo quello che hai detto Ettore. Male le Ferrari a confermare il male Mauro discreto e Sassi, e questa, questa è una Mercedes. No, chi è Mirko? È Mirko Tunz. Arriva discreto su Mauro, si riaffianca, lo fiocina, mamma mia. Marco va, madonna, ma Mauro va a 2,90 se non usa RS DRS. Discreto è arrivato a 3,20, 30 km di differenza sul rettilineo. Freccia, discreto è sfrecciato davanti a Mauro e sembrava a bordo di una F2. Sasi guarda. Bravo Mauro perché sta conservando l'ERS 60%. Reto e mettila la benzina. Adesso Mauro lo sta usando per forza, perché se no va a 2,90 se non usa niente. Infatti Mirko Tunstunz box. È bellissimo Mirko Tunstunz dalla rossa, fa il giro veloce. Discreto inizia con le onde, ma sta recuperando anche Nole, che Nole potrebbe entrare nella lotta per il podio. Lotta per il podio. Un po'
forse il discreto rallenta un pochino, che fa un pochino di trenina, che è arrivato 9, sta arrivando anche tarda. Matte lo doppia Mirko. No, Mauro! E Sasi tampona! Ci prova qui Sasi! Bello Sasi! Spaccato Sasi! Sasi, no, 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 no. Mauro deve più è Sasi! Mamma mia! Mauro! Si gira. L'ha chiuso. È andato troppo sull'esterno, sicuro di aver preso la posizione Sasi, ma non era così, c'era ancora Mauro. Esatto, voleva andare. Si ritira. E il videogame è disinstallato forse. settimana no, per Mauro. Mica si è stato ieri. Lo capisco perché ha fatto una gara 31 giri là avanti e poi uno ti butta fuori, porco zio. Sì, Sasi ha avuto sbagliato. Ti ricorda un certo recital, se sei live, recital sei un fango. Lo ricordo. Sali pensava di aver soppassato. Sì, ma si è messo in traiettoria, ma invece mancava ancora un pezzettino. Sì, ma doveva stare a destra, cioè lo avrebbe un po' sorpassato. Perché pensava di aver soppassato tutto. Ettore, per favore, tu hai fatto di peggio. Ma stai zitto. Ricordiamo che hai preso già un reclamo nell'ultima gara. Infatti. Sasi invece alle spalle di discreto sarà ovviamente sotto Cavani indagine. Cavani ha preso Francesco. Ieri Sasi Sasi su discreto con Sasi si sta incazzatissimo, vuole spaccare il culo a tutti. Cavani ha veramente ripreso Francesco per lotta per la settima e comunque il podio non è così distante. Mauro mi sa che si va a ritirare. Discreto e Sasi ancora in lotta per il podio con Tarta che potrebbe beneficiare della lotta tra i due. Tarta che la Red Bull, se riusciamo un po' ad essere, li brucia tutti. Tutti e due, secondo me. E Nole guarda da dietro. Bandiera gialla, bandiera gialla. Forse è Mauro che fa passare perché ha spaccato. Sì, è Mauro. Occhio perché arriva Matte Grifo. Ma inchioda su di lui. No. Tarta, dove vai? Lungo, Tarta. Sempre no, problemi. Sempre problemi in quella curva per Tarta. Allora ritiro fa 3, 2, 1. Oh, forse non si ritira, dai, forse non si ritira. No, forse... no. Perché la Williams è lontano il box, aspetta. No, invece monta la rossa per provare a fare il giro veloce, forse. Bravo, Mauro, bravo. Sasi, vicinissimo. Sasi è discreto. Con vai, Tarta, ti prego. Per andare sul podio. È tu la terza. Comunque ragazzi, freccia ha riperso Francesco. Freccia il secondo ed è a 4 secondi. La perde all'ultimo come se non al vincere. Lo facciamo come l'altro. Matte Grifo vince. Sotto questo sole. Qui non ha piovuto, questo è il problema. Occhio al duello per il podio, raga, perché discreto Sasi e Tarta sono vicinissimi. No, ma 4 secondi da quando sono rientrati dal pit. Freccia ha recuperato perché è rientrato prima e da quando sono rientrati Matte sta gestendo il vantaggio sempre sui 4 secondi. Quindi Freccia è lì a 4 secondi, ma vantaggio tranquillo. Bandera gialla. Mauro che sta facendo passare i doppiati. Cioè Mauro. Cavani 1.9, ha perso tutto, era vicinissimo, 2 secondi e 1. Lo sta perdendo. Forse ci aveva provato su Francesco, è rimasto dietro. Bandiera gialla perché qualcuno ha finito ancora benzina? No. No, ancora presto. Perché Sasi, occhio a Sasi sul discreto. Ci prova! Finta di discreto con Sasi! Appaiato Sasi! Ruotata! Bam bam bam! Pesante, ma si salvano! Tarta spera di vedere qualcosa volare via, ma non vola niente! Oh no, mano su pizzare! E passa mano e se non a posizione. Ma Cavani 2-6. Forse è un botto. Problemi. Andiamo a vedere se c'è qualche spia rossa. Freccia! Occhio Freccia. Lampeggia pesantemente. Sì, 15 secondi. Adesso non escono nemmeno più safety. Occhio. Lampeggia Freccia. Mancano due giri. Devono sperare il box al pin. Non pagano la benzina. Usate 4. Anche discreto. 3-5.
è molto lontano. Cavani anche lui col giallo, forse sta gestendo la benzina. Sì, la sta gestendo, la sta gestendo. La sta bandiera gestendo. Gialla, settore 1, dove c'è Matte Grifo, però non c'è niente. E freccia, è freccia, è fermo, è fermo, è fermo, è fermo freccia, è fermo freccia. E non so neanche se riuscirà ad arrivare alla fine, perché mancano due giri. Sasi è discreto, Sasi è discreto, lotta furibonda con Tarta, che guarda ancora, non vuole partecipare. Attenzione che potrebbero trovare freccia nel secondo settore. Aia. Attenzione, oh, peccato per freccia, gara. Lo stanno andando a prendere, lo stanno andando a prendere tutti. Beh, fermo freccia. È corrado della situazione. Freccia lo superano tutti. Sta perdendo a vista d'occhio freccia, è lì che sta arrivando. Vediamo se userà qualcuno addirittura a prendere il DRS di freccia. Magari Reto ne può approfittare, no, è troppo distante. Lo bruceranno su questo rettilineo. Tutti. Con Tarta che forse vuole accendere, addirittura potrebbe essere 1-2 Red Bull. Vediamo con freccia che compare. Si butta dentro freccia, ma non può dentro a Matte Grifo. Giro veloce 1-12-520. Spinge adesso, mostrando che ne aveva di più. È arrivato anche Nole. È arrivato anche Nole che lotta per il podio. Incredibilmente, ricordiamo che anche discreto come riserva. Anche discreto riserva. Sasi, Tarta ha cominciato a pivallare. Tarta all'esterno. Di discreto. Si tamponano. Fermo, fermo discreto. Arriva Nole secondo. Occhio a Cavani, occhio a Cavani. Cavani, passa, passa, passa. Passa Cavani. Non ci credo. Cavani è quinto. Ma ha finito anche lui. Finita la benzina anche discreto. E quindi Nole prende il secondo posto. Nole secondo. E Francesco terzo. E Nole secondo. E Francesco terzo. Che gara. Cavani ha dato sorpasso illecito. Cavani però ce la sta facendo. Ce la sta facendo ancora. Discreto. Discreto fatica. Discreto fatica. Mentre Matte Grifo ha vinto, ma siamo rimasti dietro per la lotta per il podio, perché discreto sta sprecando le ultime energie. Si è tenuto la benzina per l'ultima curva. Anche Nole rosso. Anche Nole. E sfida tra senza benzina. Emanuelson, Francesco ce l'ha. Non ce la fa. Discreto. Nole, Francesco. Cavani la finita adesso, infatti passo a Pizzale. Anche Cavani. Pizzale l'ha finita. Cavani anche imparata. Non ci credo. Anche Freccia, tutti senza carburante. Mamma mia, arriva anche Mr. Colombo. E arriverà alla fine. Fate la clip. Fate la clip, ragazzi. Mamma mia. No, Mago si è girato. Mamma mia, bellissima lotta a rallenti. Comunque, Mauro arrivava secondo, ragazzi. Tutto questo, Mauro sarebbe arrivato secondo. Sì, perché lui era lì con quel carburante. Mamma mia, cosa ci ha regalato questo finale di gara. Grazie, Angelo. La safety non è venuta a Zandvoort, a quanto pare no. No, c'era Ettore con la medical car, Mauro ovviamente. Ecco. Infatti è stato Ettore che la gara più bella dell'anno, dice Pizzare. Sasi il cazzo. Sasi il cazzo, sì, hai fatto proprio il cazzo, hai distrutto 27 persone. No, sono Mauro. Anche Tarta. Ma in realtà Sasi, guarda che solo Mauro purtroppo hai colpito involontariamente. No, Tarta non ne ha fatta, quello di Tarta non era niente. No, l'ha preso. Vi aspettiamo tutti nel chat sfogo notturni su Discord. Dai. Per il prosieguo. Siamo pronti? Di vedere qualcosa anche ecco qualcosa. Oh sì, corro. Ah, ecco le immagini della griglia finale. Ovviamente Cavani quei 3 secondi tolti, ma resta dietro lo stesso a Pizzare, perché 44 e
togli quei 3 secondi, 44 e 4, sui 41 e 4, rimane settimo, ma Cavani settimo con l'AS. Anche se manca Mauro, che credo potenzialmente, come sottolineato in precedenza, potesse arrivare forse secondo, molto probabilmente secondo. E noi, detto questo, vi ricordiamo il prossimo appuntamento. Noi ci vediamo domani sera con la 100% in Spagna da mezzanotte, qualifiche brevi e 100%. Cazzo, ma chi è che sono alla porta alle 2? Vabbè, è quel paese. Quel paese lì. E noi vi salutiamo con il video del maestro e buonanotte a tutti quanti. Cina? Buonanotte. Cina no, ma venerdì prossimo. Venerdì prossimo. No. Buonanotte. Buonanotte. Oddio. 3 che hai selezionato chi è il maestro Colonna. Ecco qualche chicca. Buona visione. Mi hai rotto i coglioni. Alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Sto pezzo di merda. Però devo sparare loro. Se me lo fanno fare sti bastardi. Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Ecco. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti. Per andare dietro a te. Per andare dietro a te. Per andare dietro a questo qua, a quest'altro ignorante. Per andare dietro a quest'altro ignorante, mi hanno dovuto squalificare dalla sessione. È stato un bug pure. Sto bambino. Ma io di te non mi devo fidare niente. Non si può fare niente ed è scorretto farlo. Wow, sto pezzo di merda. Però porco Dio, porca Madonna che teste di cazzo, È una brutta giornata. Non avevo onda. Mamma mia. Come lagga. Big Chief, ma che cazzo fai? Ogni mattina uno statale si sveglia e sa che dovrà correre il più veloce del bump per salvarsi. Voglio faccio vedere io come sono scorretto, come sempre. Basta, che cazzo. È arrivato il maestro. No, mi sono rotto le palle. Oh. Mo vedono, ma glielo faccio vedere io. Lanza, c'è un testa di cazzo, la pagherai anche tu. No, Lanza, cosa c'entra? Come se c'entra, io gli dico che gliela devo fare pagare e mi passo, tanto io ormai mi hanno rotto le palle nella chat per farmi prendere la penalità. E loro con la col bot di merda. Avete rotti i coglioni in questa lobby di merda. Porco Dio, sto pirroncino di merda. No, ma sta piovendo, cazzo.
Ecco. Ecco, inizia. Virtual safety car, virtual safety car. Riduci subito. Dai però, siete allucinanti, siete allucinanti, siete allucinanti, Wow, wow. A me mi dà la penalità, oh! A me mi dà la penalità, oh! Ma porca troia, oh! Porca troia, oh! A me mi dà la penalità! Ma vaffanculo, va!